L'Oyant 25 Neo EC è un erbicida selettivo per il riso e non residuale. Il secondo intervento è necessario e permette di controllare le infestanti con nascite scalari o non totalmente devitalizzate dal precedente trattamento. I dati raccolti con prove sperimentali evidenziano come il secondo passaggio incrementi significativamente efficacia e produzione, riducendo al tempo stesso la banca semi. Ecco perché effettuare il doppio intervento di L'Oyant. Più efficacia. Una linea di diserbo priva di L'Oyant si è dimostrata in grado di controllare il 68% delle infestanti presenti. Effettuando un solo trattamento con il nuovo erbicida, è possibile controllare fino all'85% delle infestanti. Il doppio passaggio di L'Oyant 25 Neo EC permette un controllo del 98%, pari a un 30% in più rispetto ad una linea tradizionale di riferimento, e da un 15% in più se paragonato alla singola applicazione. Più produzione. Dati sperimentali raccolti sul campo hanno dimostrato che a pari condizioni colturali, dove per una linea tradizionale la produzione è pari a 4,1 tonnellate ettaro, una sola applicazione di L'Oyant porta la produzione a 5,7 tonnellate ettaro, mentre con il doppio trattamento si raggiungono le 6,6 tonnellate ettaro, vale a dire 15% in più rispetto alla singola applicazione, 38% in più rispetto alla linea di riferimento. Una minor banca semi. Le prove commissionate da Corteva a centri di saggio pubblici e privati mostrano come la limitata efficacia della linea di riferimento porti ad un incremento della banca semi di 16,5 milioni di semi di giavone per ettaro in una stagione. Un singolo trattamento eseguito con il nuovo erbicida Corteva riduce l'incremento a 6,8 milioni di semi di giavoni per ettaro. Applicando il doppio trattamento di L'Oyant, l'incremento della banca semi viene azzerato. Questo permetterà di ridurre i costi di diserbo ed il rischio di insorgenza di resistenze, ed i campi resteranno puliti anche nelle stagioni future. L'Oyant, adesso è tutto più facile.